Ciao a tutti, eccoci qua con il consueto appuntamento mensile dei preferiti del mese. Finito febbraio, vi parlo dei miei preferiti del mese di febbraio, di tutto e di più. Partiamo subito perché ho un po' di cosette da farvi vedere. Non lo so, parto con il make-up. Allora, questo mese ho utilizzato molto, cioè molto, l'ho riscoperta nel mio cassetto. Avendo tanti trucchi, faccio shopping nel mio cassetto. Era da tempo che non la utilizzavo. Sto parlando di questo padellone, di questa terra di Kiko, pure scolorita, un po' tutta zozza, che uso principalmente in inverno. E anche un bel buco. La uso principalmente in inverno perché è molto chiara. Quindi per adesso sul mio rincarnato va benissimo. L'estate poi io non la sfrutto più perché con l'abbronzatura non scompare. Quindi l'ho ritirata fuori, me la sono messa lì nel mio cassettino principale, diciamo, e l'ho utilizzata anche oggi. Insomma, vedete, dà quell'effetto, poi è molto setosa, si sfuma bene. Era un'edizione vecchia di Kiko, non lo so, poi io sono anni che non vado da Kiko, che non entro veramente da Kiko. Quindi non so che dirvi, vi posso dire, faceva parte, è un maxi bronzer, lo 01 Essential Honey Beyond Limits, la collezione, ma sarà tipo di 3 anni fa, non lo so. Comunque, questa terra, usata parecchio e poi ho riscoperto il mio blush preferito, uno dei miei blush preferiti, sempre di Kiko, anche questo faceva parte di una vecchia collezione Arctic Holiday di Natale, non lo so, questo era lo 01, ma li troverete ancora da Kiko, magari in altre, non lo so, in altre colorazioni, oppure cambiano solo il pack. Questo è uno dei miei blush preferiti. Se vedete c'è la conca, perché lo utilizzo tanto, ora non l'avevo più utilizzato, ma l'ho ripreso. E luminosissimo, setoso, color pesca, uno dei miei colori preferiti, lascia quel senso di benessere diciamo, sulle guance, ti fa riavvivare un po' il colorito, bellissimo, è anche luminoso, quindi dona luce, senza mettere neanche il... Oddio, non vengono le parole. L'illuminante. Poi palette. Questo per quanto riguarda il viso. Per quanto riguarda palette occhi, questo mese, il mese di febbraio, ho usato molto, ritirata fuori, la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills è uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda le palette. E questa a me piace sempre tantissimo, questi colori. Strautilizzata questo mese, alcuni colori hanno anche qui il solco, tipo questo chiaro stupendo, veramente anche sotto l'arcata sopraccigliare, bellissimo. Io di solito utilizzo il chiaro sotto l'arcata sopraccigliare, questo sulla palpebra mobile, poi vado a scurire gli angoli esterni o con il marrone o con questi berry, questi rosa, oppure se ho voglia di utilizzare l'oro, i marroncini, bellissima comunque, sia in inverno, primavera, estate sempre. Colori sfumabilissimi, anche per chi non è molto pratica, si sfumano bene, non lasciano chiazze, spolverano un po', bisogna fare attenzione a quello, però comunque sia ottima qualità. Zozzissima perché il vellutino sopra la palette non è il massimo, però vabbè. E questa è stata la palette occhi. Poi mascara, vabbè, sto utilizzando sempre il Lash Paradise, questa mini size che me la sono ricomprata in full size. Adesso ve la vado a prendere perché voglio far vedere una cosa. Ho buttato le scatole, ma da acqua e sapone potete trovare questi kit. Peccato che ho buttato le scatole perché ho fatto pulizia nell'armadietto, ho sistemato. Però, ecco, potete trovare. Se è vuoto perché è vuoto, ho messo tutto qui. Sì, ho messo tutto di qua. Questa pochettina,
con all'interno il mascara in full size di Lash Paradise, che è questo qui. Lo indosso anche oggi, è diventato uno dei miei preferiti, sto utilizzando questo in mini size. Questo con la matita nera, tipo in promozione, una piccola matita nera, ancora io la devo utilizzare, la pochettina tipo a 10-13 euro, ma neanche tutto. Quindi è ottimo secondo me. E me lo sono preso, dico lo lascio lì, tanto non scade, è chiuso. E così quando finisco questo, che ve l'avevo già fatto vedere lo scovolino com'è, lo utilizzo, lo prendo a utilizzare. E poi avevo visto un'altra offerta del mio mascara, uno dei miei mascara preferiti, Vamp, il Pupa Vamp. Ho voluto provare questo qui, ma non lo so, è uguale all'altro originale, questo solo alla confezione d'oro, ed era in questa pochettina qua. Anche questo ottimo prezzo, tipo sempre su 10 euro e qualcosa, calcolando che solo il mascara costa 14 euro e più. Comunque i miei preferiti, il Vamp e Lash Paradise. E quindi volevo segnalare questi kit, magari se li trovate in offerta, prendeteli e provateli, magari non lo so se vi trovate bene. Poi labbra ho utilizzato molto questo, vabbè, vecchissimo, della Essence, non ha più nome, niente. Questo lucida labbra nude, effetto volumizzante, colorato, che rimpolpa un po' le labbra, si addimenta, bello anche il colore, mi dà quel colorito leggero sulle labbra. Ho utilizzato molto questo mese. Però poi ho ripreso anche a utilizzare questi qua della Wycon, queste tinte labbra. Specialmente mi piace questo colore, che è il numero 71. Rosina, ve lo faccio vedere magari qua. Un rosa così nude, molto carino. Questo vediamo se si vede. Vedete, ha un leggero colore così. Questo opaco e questo lucido. Ho ripreso questi, però il più utilizzato è stato lui. Poi profumini vari, ho ritirato fuori per finirlo più che altro, perché ne ho tanti quasi terminati che vorrei, diciamo così, cestinare. Avevo questo Giardino d'Essenza all'orchidea romantica, ma lo spruzzo anche per l'ambiente, però anche su di me mi piace molto il profumo, l'odore. È quasi finito, così magari gli do l'ultima botta finale. Molto buono il profumo, mi piace. Trovate in tutti i supermercati, penso, Giardino dei Sensi. E poi uso anche gli altri, vabbè, però vi volevo mostrare questo, i soliti, diciamo, che vi ho fatto vedere. Poi passiamo sempre viso, vi volevo far vedere, mi sono trovata molto bene. Io Primark non ce l'ho vicino, non ci vado spesso, ci andrò una volta all'anno se ci vado. Però se ricapito, questi dischetti volevo segnalare, 2 euro, ma ce n'è tipo 100, non sono male, qualità prezzo vanno più che bene, dischetti struccanti. E poi ho ripreso a utilizzare anche questa più che altro per finirla, magari prima di andare in doccia io me la metto in viso, è una maschera viso esfoliante all'argilla pura della L'Oreal. Vedete, l'ho quasi terminata. Per le zone magari più grasse io ho la pelle mista, fronte, naso, mento, e poi me la sciacquo sotto la doccia, magari la trovo comoda da utilizzare prima di farmi la doccia. Questa, il profumo però non è, insomma, non mi fa impazzire, però poi io la tolgo così sciacquandomi, la tengo su 5-10 minuti. Capelli, ho fatto una scoperta sempre del mio adorato Garnier Ultra Dolce, una novità, l'ho trovato a 1,69 mi pare, la Conad, in promozione, ma l'ho già usato 2 volte, ma è fantastico. Se lo ritrovo me lo riprendo, proprio per me, cute grassa e lunghezze secche, io stasera li devo rilavare, è da venerdì che non li lavo, oggi siamo a lunedì. Più di questi giorni non ci posso fare, però mi piace come mi ha lasciato i capelli morbidi,
Shampoo purificante, carbone magnetico, olio di semi neri di Nigella. Profumo, anche non mi dispiace, un buon profumo, abbastanza acuto. E niente, io ho acquistato solamente lo shampoo, ma c'è anche il balsamo, la maschera, tutta la linea completa. E devo dirvi che mi sono trovata molto molto bene, se non di più. Più con questo che con quell'altro che usavo che vi ho mostrato nell'altro mese, devo dire. Questo sarà uno di quelli, i miei preferiti che ricomprerò. E maschera per capelli, anche questa sono agli sgoccioli, piace tantissimo perché non si deve lasciare in posa molto sui capelli, ma si risciacqua. È un balsamo 3 minuti della Pantene Pro V, io di questo rigenera e protegge. Vabbè, per capelli danneggiati io amo tantissimo il profumo di questo. Mi piace da morire, di tutta la linea. E questo lo metto dopo lo shampoo, 3 minuti, vabbè, ma io lo faccio stare anche meno, così. Sulle lunghezze, per ammorbidire un po', per districarli. Non male, a me piace. E poi un olio che ho ripreso ad utilizzare anche questo. A febbraio ho riscoperto prodotti, li faccio un po' girare, l'ho riscoperto. Ho riscoperto l'olio della sempre L'Oreal, il Vive, olio straordinario. È tanto che ce l'ho questo, perché io non è che ne faccio un uso smoderato, ne applico giusto una, ma proprio poco poco sulle lunghezze, diciamo così. O dopo la doccia, magari se vedo che ho le lunghezze secche. Mi piace molto anche il profumo e buono. 6 oli di fiori preziosi, vabbè, sublimatore del capello, tocco vellutato, vitalità e lucentezza, prima o dopo lo shampoo. Non è male. Poi passiamo, ho finito prodotti make-up e capelli, insomma, per quanto riguarda la beauty, il beauty. Veniamo ai prodotti alimentari. Allora, questo mese io vi devo mostrare già la seconda che ricompro sempre per la dieta, per uno spuntino, cioccolata fondente. Io amo la cioccolata fondente, questa della Perugina Extra Dark Chocolate, il 70% di cacao fondente extra, io la trovo squisita, mi piace molto, il prezzo giusto e poi è sottile. Buona, mamma mia, quanto è buona! Ora non la posso mangiare sottile così, solo questa fondente, un pezzettino, proprio un pezzettino ci sta. Poi se devo farci lo spuntino anche di più, dipende, però buona, buonissima. E poi scoperta eccezionale, non so quanti ne ho comprati, io li trovo alla Conad. Questo latte di avena barista si chiama Even, bevanda cremosa da aggiungere al caffè senza aggiungere. Senza zuccheri aggiunti, io l'aggiungo proprio al caffè. Dopo pranzo metto un po' di questo, un goccio di questo, mi ci faccio il caffè, ma è buonissimo, cremoso, pure da bere così senza caffè. Lo amo, lo amo. L'ho approvato anche in versione cannella e miele, buona, però questo lo preferisco semplice. Buono, a me piace, è uno degli latti d'avena più buoni. Costa sui 3 euro, comunque non pochissimo, però merita. Beh, io poi ci faccio un po', mi si conserva in frigo, devo dire. Questi erano solo questi questo mese. E poi vi volevo aggiungere prodotti pulizia casa. Prodotti pulizia casa, questo mese ho ripreso a pulire a fondo la mia casa, pulizia di primavera, e ho scoperto diversi prodotti. Vabbè, alcuni no, altri, allora, quelli che non ho scoperto che uso. Io vi consiglio queste perle oro e fiori di vaniglia Lenore, profumo per il bucato. Io le metto sia in lavatrice che quando uso l'aspirapolvere per profumare il sacchetto, le metto un po' per terra e le aspiro e lascia un profumo l'aspirapolvere quando lo uso, stupendo. Queste qui, oro e fiori di vaniglia, sono le mie preferite. Non l'ho, cioè sentendo gli altri profumi, però le ho acquistate anche un altro tipo che devo usarle ancora. Ma questi hanno un profumo di vaniglia fenomenale e io le uso così, sia nel bucato che per l'aspirapolvere. Però ho visto anche che le usano, le mettono in un goccio di acqua calda, si squagliano
E ci si può spolverare per dar profumo, ci si può anche metterle nei sacchettini nell'armadio per profumare i cassetti, l'armadio, nei sacchettini quelli di, per le bomboniere, quelli lì di raffia, come sottili. Ottime. Io quando le trovo in promozione le acquisto. Non lo cioè, è un prodotto che sto usando negli ultimi tempi, non, prima non lo utilizzavo, ma da quando l'ho scoperte le ricompro. Poi vabbè, che ve lo dico a fare, Ace Gentile, questa pure questa da quando l'ho scoperta non ne faccio più a meno, candeggina per colorati delicata, questa non sporca, la utilizzo nella lavatrice con il detersivo normale, l'aggiungo, la uso per spolverare, l'ho messa in uno spruzzino diluito con acqua, ma si può utilizzare anche pura, si può utilizzare per lavare i pavimenti. Io uso solo questa classica, ma c'è anche la lavanda. Buonissima, ho scorte perché non ne faccio più a meno. E ottima, ottima davvero. E poi ho scoperto, ecco, questi due prodotti li ho scoperti questo mese. Lo conoscerete tutti, però io non l'ho trovato in offerta da Acqua e Sapone, Triso Seal. Spray disinfettante, c'era sia la lavanda che questo agli agrumi. Ho preso questo agli agrumi, però poi proverò anche quella lavanda. Lo spruzzo su materassi per disinfettarli, sui letti, sulle coperte, sulle tende, su cuscini del divano. Li sfodero, li lavo i cuscini del divano, però per igienizzare questo una mano santa. Ottimo, in offerta viene 3 euro e qualcosa, ma se no viene anche di più, credo. Ho trovato su 3 euro. Ottimo. E poi trovato sempre un'offerta d'acqua e sapone, sentito parlare in ogni dove, visto su vari social, eccetera, della Wexor essenza multiuso con microcapsule, questo deodorante che profuma l'ambiente, elimina gli odori, pulisce e spolvera. Io lo uso anche per spolverare. L'odore è top, incredibile, al muschio. Orchidea verde, muschio dell'Himalaya, mi piace tantissimo. Pensate, l'ho trovato un'offerta a 4 euro, se no viene anche di più. Però veramente ottimo. Il profumo persiste, buono. Si spruzza negli angoli, elimina gli odori sgradevoli, anche su tessuti si può dare, per tende e tessuti, per pulire su un panno umido, per profumare le superfici e nel secchio dell'acqua per pavimenti, per profumarli ancora di più. Io l'ho utilizzato per spolverare sui tessuti. Professional, non so se la conoscete. Io di questo brand Wexor ho provato solo questo al momento perché costicchiano, insomma, non è che ora perché l'ho trovato in offerta a 4 euro, però è buonissimo, veramente. Se lo trovate, provatelo. Questi erano i prodotti, poi libri preferiti, come sempre ve li aggiungo. Fiore del deserto, ve ne ho parlato di Waris Dire Dire, questa storia biografica di questa donna, si parla della mutilazione genitale femminile, un libro tosto, bellissimo, la sua storia, con le sue foto. Ve lo consiglio di cuore, poi ve ne parlo meglio negli altri, nel video delle letture del mese. E poi altro libro che mi è piaciuto molto, sempre Isabella Allende, Il quaderno di Maya. Bella, una storia molto coinvolgente, piaciuta. Forse poi ho letto tantissimi bei libri questo mese. Vedete poi il video. E questo è tutto per questo mese. Vabbè. Ah, no, la borsa. Questo perché ve la volevo far vedere, ve l'avevo detto che l'avevo acquistata con i saldi e questo mese ho preso a utilizzarla. Sto parlando di una borsa di Carpisa presa in sconto. Mi sto trovando veramente bene perché dentro è spaziosa, ha tanti scomparti, poi dentro è in tessuto anche la tracolla, bellissimo il colore, gigante la forma. E niente, davvero adesso è tutto, io vi saluto. Fatemi sapere voi i vostri prodotti preferiti del mese, parliamone, se avete utilizzato qualcosa di questi, scambiamoci consigli e pareri. Mi fa sempre piacere anche parlare di altre cose, oltre ovviamente ai libri.
Mando un bacione, ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao!